Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video ho sconfitto la capobanda della divisione lotta del Team Star ed oggi si va a Neveria per sconfiggere l'ultima capopalestra. Mi sembra più congeniale andare a sfidare l'ultima palestra, che sta praticamente qui a quanto pare, perché beh, almeno posso portare i Pokémon al livello che mi pare, oltre il 55, e non avere ripercussioni di sorta. Eccoci qui, oh, guarda che bel paesaggio. Voglio cascare proprio qui sopra. Ti prego, ti prego, ti prego. Bravo Miraidon, bravo. Bravo Tato. Ok, andiamo ora. Ok, grande. Questo che fa qua dietro nascosta? Ehi, c'è qualcosa qui, una Pokéball nascosta come sempre. Nero pietra, eh beh, buttala via Nero pietra. Quindi questo è il palco dove ci affronteremo con la capopalestra? Ah, però lì c'è uno strumento, devo andare a prenderlo. Il Terralite Spettro, beh, ora sì che ci credo che serve. Suggestivo questo paesaggio, eh? Carino, con tutte quante candele che non si spengono al vento. Beati voi che non si spengono. Entriamo, va. Non vedo l'ora di affrontare l'ultima capopalestra. E c'è Nemi. Link! Ehi, Nemi! Capsi mi ha detto che questa è la tua ultima palestra? Ma non mi preoccupo affatto, sono sicura che non avrei problemi. Del resto, persino la supercampionessa è interessata al tuo percorso. A proposito, potrei proprio venire con lei a fare il tifo per te. E mi raccomando, mi aspetto sia una lotta fruttuosa anche per noi spettatori. Addio, Nemi. Anche perché la dovremmo affrontare altre volte, immagino. Eccomi qua, buonasera. Ti chiami Link, giusto? Certo. Sono contento di affrontare quest'ultima palestra. La capopalestra Lima, che è la sorella della professoressa Thaima. Ah, Thaima dovrebbe... Sì, Thaima, perché ha a che fare col ritmo. Comunque, l'esame della palestra di Neveria consiste nel fare da gruppo spalla alla capopalestra. Sarà ora aprire il suo concerto. Devo lottare sul palco. Aspetta, io devo... devo aprire il concerto e poi lottare con la capopalestra? Ma mi sembra giusto. Parla pure con l'MC, Microphone Controller, all'inizio della palestra. Infatti i rapper vengono chiamati anche KMC, King of Microphone Controller. O meglio, la maggior parte viene chiamata MC, che poi sarebbe appunto colui che controlla il microfono, no? Comunque sia, è un bel termine, dai. Tanti termini vengono coniati, questo è un bel termine una volta ogni tanto, so. E allora... Wow, ma questo è Penguins, porca miseria. Yo, stai in campana, bro, t'avverto, devi aprire tu il concerto. Io sono MC Drama. Doppia lotta, doppio drama. Arroventa la gang, incendi il palco e provoca un disgelo. Non fai la rima? Quando avrai scaldato la platea, entrerà in scena la nostra capopale. E voilà, esame superato. Ma tu con quei pantaloncini corti in mezzo alla neve, niente calzetti, vabbè. Appena salirai sul palco inizierà lo show, tre lotte una dopo l'altra, niente pause, niente soste. La sfida sarà dura, preparati con cura. Yeah, fratello. Ok, cominciamo. Me l'hai appena spiegato, perché dovrei chiederti come funziona, che sono scemo? Certo, ci sono quelli che masciano a tutto il gioco senza leggere mezzo dialogo. Poi, dove devo andare? Ladies and gentlemen, signore e signori, ad aprire lo show di oggi sarà Link con tre lotte di doppio di fila. Il primo sfidante per il nostro Link sarà... Stava correndo. Il giovane prodigio che porta con sé il soffio del vento, Mickey Burezza! Siamo uno più uno, ma in una lotta in doppio quanto fa? Vediamo se lo sai. Ok, 4 almeno. Shuppet e Grivard, ok. Però se conta anche gli allenatori, 6. E abbiamo vinto. Beh, era molto semplice questa. 1 più 1 fa 2, giusto? Elementari le hai fatte. Almeno la prima. Si accendono i riflettori. Wow. Magari è ancora quello di prima? A piccole. Te ne vai? Il palco di Neveria vanta una tecnologia al top del top. Più il pubblico si scalda, più le luci si accendono. Continua così e la gang andrà in delirio totale.
Proseguiamo, la prossima sfidante sarà una musicista che la ami o la odi, Miss Feta! Come formaggio? Nella lotta di debolezze e punti di forza sono note che risuonano in un meraviglioso accordo. Mi sono mangiato mezza frase, ma ok. Ah! Miss Feta perché Miss Cheta. Miss Cheta, ecco perché. Mi sembrava infatti di. Però l'ho già sentita questa Miss Feta. Mi suona un po' strano, è Miss Cheta. Mi sembrava infatti. Che burloni gli italiani, eh? Il team di localizzazione italiano è fantastico. Tutta compenetrata. Siamo ancora dissonanti, per forza. Senti, comincia a pompare sempre di più la musica. Il pubblico è in visibilio. Grande Link, la gang è incandescente, le luci sono accecanti. Che storia, bro. Mi si aspettava che avresti dato fuoco al palco così. Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè me! È ovvio, è che è incazzatissimo, lui è tutto convinto proprio. Allora, la tizia di prima in inglese si chiama Lani, invece lui si chiama MC Sledge. Probabile riferimento a Sledgehammer e a famosissimo rapper MC Hammer. Quindi forse credo che il riferimento a lui sia per riferimento lì, però chissà. Oh yes! Eccolo qui. Buono. L'entusiasmo del pubblico è al massimo. Wow, che lotta stellare! Che stile, che spettacolo! Grazie Link. L'esame della palestra è superato, complimenti. Facciamogli un bel applauso, forza! E l'esame è andato. Ed ora? La lotta con la capopalestra. Vediamo un po' questa lima. La sintonia con la platea è perfetta. Da brividi. Tutto è pronto per l'inizio del main show. Fatevi sentire, gente. Stiamo per arrivare al momento clou della serata. Ecco a voi lo spirito del ritmo. Come on, massima stima per la grande lima. Almeno dire Lima, almeno. Silenzio! Yo, bella gente! Lei non canta, il che è molto non deludente, ma... Sì, deludente è la parola esatta, invece. Sentiamo un po', cosa mi dite? Siete carichi a mille come la dinamite? Siamo carichissimi, Lima. Grazie per l'assist, sei stato un asso. Ma ora arriva Lima e vedrai che spasso. Ok. Onesta, bro. Il tuo esame della palestra è stato una gran roba, bravo. La gang è in delirio, non mi voglio perdere neanche una rima di Lima. Tu intanto torna alle entrate e comunica allo staff che hai superato l'esame, peace out. Ma c'è Lima, mi ha visto che ha detto anche che sono stato bravo. Bastava... affrontarci subito. Ma perché devo andare ad informare lo staff? Mi avranno visto anche loro. La cosa buona è che nonostante Mabostiff sia 55 mi obbedisce, perché ce l'ho con me dall'inizio e quindi è un Pokémon con cui ho l'amicizia al massimo e non ci sono problemi. Yo. Dall'arena si sente qualcuno parlare in modo molto ritmato. Ma scusami, ho fatto io l'esame e mi affronta questo lì, ma chi è, oh? Oggi è giorno, qui è il luogo e questa è l'ora. Io e il mio team ti manderemo alla malora. Apri bene quelle orecchie, oh capo palestra. Ste rime sono fresche, non è vecchia minestra. Bella, fra. Boom, boom, cica, cica, boom, boom, cica, cica. Le tue rime sono fresche? Allora stiamo freschi. Bro, puzzi di culla. Ancora non sei nulla. E vuoi tenermi testa? Ma fatti una siesta. Il mio nome è Lima, io, e parlo in rima, sono una cima, faccio male all'autostima. Ti manca l'esperienza del rap nell'essenza. Imparo da lezioni con la mia benedizione, io. Mi ha sconfitto, che disfatta, che disdetta, ma domani alle 3 avrò la mia vendetta. Pure, decide anche lui l'orario? Ehi, dove vai? Chi ha parlato delle 3? Guarda, qui decido io, mica uno come te.
L'ho appena detto. Ah, mi hai rovinato tutto il vibe. Ora arrivo io tranquillo. Capelli belli. Io li metto alle corde gettando la spugna. Cerco gente forte. Chi si arrende mi ripugna. Yo, ma tu sei quello che mi ha appena fatto da gruppo spalla. Sei qui per una lotta di Pokémon e per una battaglia di rime. Per una battaglia di rime. Una bella battuta, non c'è male. Ma facciamoci una lotta, altrimenti non vale. E fatemi scegliere quello che voglio io. Come ti sembra che io parli in modo strano? Si chiama rap, caro mio. Rap. Uno stile di canto in rima che crea testi che colpiscono dritti nello spirito. Ecco se Bly che va, veloce come un fulmine. Ogni giorno un viaggio di emozioni un turbine. Ad esempio, capito? Ma più o meno sì, fammene un'altra, dai. Ma torniamo a noi, mio caro sfidante. Mostrami la tua anima, il tuo spirito accecante. La mia corona è il rap e la lotta è il mio scettro. In gola una rima, in campo un Pokémon spettro. Tutti puntano al mio trono, ma nessuno fa centro. Il mio nome è Lima, Aka lo spirito del ritmo. Parte la storia, in ballo la vittoria. Una razza spettrale, uno scontro vitale. Ok, ci sta. Garzissima lei. Peccato che non ci sia il voice acting. Perde molto, perde. Nelle lotte, in doppio, con Lima non si scherza, cambiare di continuo è la mia vera forza. Che poi, tutto sommato, a parte che dovrebbero comunque sia accollarsele degli studi di doppiaggio, alcune spese, però, cavolo, Pokémon, porca miseria, chi è che non se lo vuole accollare? Dai. Veloci, eh? Ah, peccato che Mimikyu abbia Fantasmanto. Comunque sì, li abbiamo tolto con il primo attacco e con il secondo brucia tutto lo prendiamo. Intanto Banette se ne va. Ah, però un po' prende danno. Ah, interessante. Non lo sapevo questo. Da quando prende danno? Sicuramente dalla settima gen almeno. Dove è uscito praticamente. Eppure mi ricordo che non prendeva danno. Forse solo quando è super efficace? Ma che spettacolo! Aria fiera, mosse potenti! Quell'allenatore ha stile da vendere! I testi potrebbero anche durare un po' di più però, eh? Ah! Praticamente Mabostiff ha un'abilità che... Cosa? Scusami. Cane da guardia. No, allora mi sono sbagliato? Ah, è il tifo del pubblico che mi ha aumentato l'attacco speciale e l'attacco? Ok. Va bene allora, buono così. Ti bomba, no, ah, ho fatto poco. Mamma, ma quanto è tosto Mimikyu, ehi! Mimikyu, e che cosa sei? Houndstone è lento Houndstone. Andati. Dovrebbe avere un altro Pokémon a questo punto, vero? Che poi Mabostiff, urlo rabbia, è speciale. Dalla tua è la forza della gioventù, ma dovrebbe sudare per buttarmi giù. Toxtricity! È lui allora. Che? È riuscito a mandare KO un Pokémon di Lima? A questo punto sono 4, scusami, eh. No, 3. 3, questo è il quarto. Non so contare. A questo punto dovrei andare solo con Mabostiff, no? Vado in terra. Andiamo in terra e mi ricarico per sicurezza Croccomela, che con sti amichetti buffi. Stai in pista, arriva l'ultima hit della lista. Odia lo spettro e al suo stridolo falsetto. Tutti quanti in pista. Non sono il capolista. Forte. Che bellino lui come balla. Le rime di Lima sono una vera bomba. Rianimano i morti, vanno dell'oltretomba.
bella, zio. Yeah! Beh, più di un attacco speciale. Bello però il tipo spettro, Terra. Mamma mia. Però è bellissimo quell'Houndstone, quel Grivard lì che balla, bellissimo. Che Jotaro. Ogni bella storia è sto gran finale. Avrò anche perso, ma non sto mica male. Non ti ho detto niente, tesoro. Tranquilla, cioè, ho vinto una lotta Pokémon. Ottimo lavoro! Il tuo spirito si è fatto sentire forte e chiaro. Il mio spirito è tremato e ti assicuro, ce ne vuole per farlo vacillare così. Eccoti la tua medaglia, te la sei sudata. E giusto perché se tu vieni pure a uno dei miei live, ti farà avere un posto d'onore. A volentieri. Oh, un po' troppo veloce per Mutua. Con 8 medaglie delle palestre puoi catturare ogni Pokémon e tutti seguiranno da lettera le tue indicazioni. Questo volevo io. Dopo tutto questo rap, ora mi sento al top. Tieni, ti sei meritato pure questa. Oh, ce l'ha l'età, ma è ancora arzilla la nonnina, eh. Tornami a trovare, ho ancora tante strofe da farti sentire. Magari la prossima volta ci starebbe anche una battaglia di rime. Buona fortuna, che la tua avventura non sia mai una sventura. See ya, babe! Non chiamarmi babe. Siamo troppo dispari di età. Se stai buona. Eccoci qua con Nemi e la sua amichetta lì di merenda. Link, ma Bostiff, ce l'avete fatta. È fantastico, sono così contenta. So di aver detto che non ero preoccupata, ma non ho potuto fare a meno di sudare freddo. Non vi ho visto. Non cessi mai di sorprendermi, Link. È stato uno scontro brillante. Già, e ora hai conquistato tutte le medaglie. Complimenti per la spacchinata. Questo vuol dire che... In effetti... Hai ottenuto tutte e 8 le medaglie delle palestre. Quindi ti sei guadagnato il diritto di sfidare la Lega Pokémon. Mi auguro quindi che tu intenda sottoporti all'esame dei campioni da un predisposto. Sempre che tu voglia ancora ottenere il rango campione come l'ha qui presente Nemi. Potrei anche andare a fare la Lega Pokémon, a dire il vero. Certo che lo vuole, e una volta raggiunto lo stesso rango potremmo dare via uno scontro fra campioni. Mentre affronterai la Lega, io mi impegnerò a rivedere tutte le mosse dei miei Pokémon. Dovrei farlo anch'io, a dire il vero. Allora ci si vede, Link! Metticela tutta, perché io non sarò da meno. Non capita spesso di vederla tanto elettrizzata, sai? Ma forse con te è sempre così. Immagino sia più forte di lei. Deve provare molta gioia nell'aver finalmente trovato un amico con cui mettere alla prova il proprio talento. Alcune vette sono raggiungibili solo misurandosi con un degno rivale. E io non vedo l'ora di assistere a quel momento. Attenderò il tuo arrivo alla Lega Pokémon, a nord-ovest di Mesapoli. A presto. Quando hai... non è ancora la cavalcatura... O meglio, alcune cavalcature specifiche di Miraidon e Coraidon. Ti puoi glitchare in alcuni posti e ti teletrasportano in un altro punto della mappa. Purtroppo ora non posso farvelo vedere perché ormai ho tutte quante le cavalcature. Ma chissà. Potrei anche dirvi magari quando andrò ad affrontare la Lega qual è il posto che si glitcha con i glitchini pazzi. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per aver visto anche questo video. In descrizione trovate tutti quanti link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Nel prossimo episodio si va a fare l'ultimo membro del Team Star. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.